Torna per il secondo anno consecutivo la settimana dello studente presso il liceo statale Vito Capialbi di Vibo Valentia. Dopo l'enorme successo ottenuto l'anno scorso, il dirigente scolastico e il corpo docente ha deciso che i 1.300 alunni dell'istituto avrebbero tratto benefici durante questa settimana autogestita, fatta di attività e approfondimenti che esulano dal normale programma scolastico, ma che comunque interessano i giovani, li possono supportare anche al di fuori della scuola. E così si è parlato di legalità, violenza sulle donne, primo soccorso e sicurezza stradale, immigrazione, ma anche di cinema e teatro, musica e si è praticato tanto sport. È la seconda edizione. Questa iniziativa fortemente voluta dai ragazzi sta riscontrando successo, perché quando noi diamo in mano in maniera responsabile agli studenti la scuola, le iniziative non mancano. Io sono veramente sorpreso, la cosa che mi fa piacere è di vedere tanti studenti motivati che hanno voglia di essere loro protagonisti sia nell'organizzazione delle varie iniziative ma anche nella distribuzione, perché abbiamo 1.300 alunni che si vanno su diverse iniziative come l'iniziativa della mostra Limen, la mostra sulle mura greche che è stata aperta proprio per questa iniziativa nostra della settimana dello studente. Io ritengo che le mura greche molti giovani neanche li conoscono, e invece noi attraverso l'alternanza scuola-lavoro, formando col FAI i nostri ragazzi, stanno dando spiegazione ai ragazzini di prima, di seconda e di terza che cosa sono le mura greche, per non parlare del museo e di tante altre iniziative esterne, più quelle interne che ha visto protagonisti laboratori 3D che grazie anche alla partecipazione di alcune aziende locali ci ha visto qui a vedere i futuri laboratori, e non dimenticando il classico torneo di pallavolo che si svolge all'interno dell'istituto.